Renault continua la sua operazione di elettrificazione della gamma presentando il nuovo e innovativo sistema ibrido E-Tech che arriva su strada declinato sui tre modelli best-seller della Losanga: Clio con il full hybrid e il plug-in hybrid invece per Captur e per Megane, con autonomie rispettivamente di 65 e di 50 km/h. Un sistema molto innovativo, dicevamo, sì, perché abbina il know-how e l'expertise acquisito da Renault in 10 anni con l'elettrico, con tutto il sapere ingegneristico che il gruppo francese ha invece acquisito con l'esperienza in Formula 1. Oggi siamo qui ad Arese, andremo a provare su diversi percorsi tutti e tre i modelli, perciò venite in macchina con noi. Il sistema ibrido high-tech di Renault è basato su un motopropulsore che, così come nella Formula 1, abbina tre motori, due elettrici e uno termico. I due motori elettrici sono un e-motor e uno starter basato sulla tecnologia HSG e un motore termico, come dicevamo. Si tratta di un'unità 1.6 benzina di ultima generazione che ha evoluto ulteriormente il motore che è frutto dell'alleanza con Nissan. Il tutto viene abbinato alle batterie, ovviamente, per accumulare l'energia. Si tratta di una batteria da 1,6 kW per quel che riguarda Clio Hybrid, invece si sale a 9,8 kW per quel che riguarda i modelli plug-in hybrid della gamma E-Tech, cioè Captur, che stiamo provando noi ora, e Megane. Per quanto riguarda Clio, la batteria è da 1,2 kWh con la powertrain che ha una potenza complessiva di 140 cavalli, 103 kW, frutto dei 91 cavalli dell'unità termica, dei 49 cavalli dell'e-motor e dei 20 cavalli garantiti dallo starter con tecnologia HSG. Le performance vengono preservate con il contributo dei motori elettrici anche in fase di forte accelerazione. Il sistema plug-in hybrid di Captur e Megane invece si basa su una potenza complessiva di 160 cavalli e sfrutta una batteria da 9,8 kWh, garantendo un'autonomia di 65 km in ciclo urbano per Captur e di 50 per Megane. La capacità di ricarica è di 3,6 kW con la compatibilità con tutte le infrastrutture pubbliche di ricarica da 22 kW, mentre i tempi di ricarica si assestano tra le 3 e le 5 ore a seconda della potenza dell'infrastruttura. Non c'è compatibilità con i sistemi ad alta potenza, scelta fatta appositamente da Renault per preservare la vita delle batterie. Per Renault Captur, i consumi dichiarati si attestano su 1,4 litri ogni 100 km e 32 grammi di CO2 per chilometro nel ciclo WLTP, mentre per Megane si parla di 1,3 litri ogni 100 km e 28 grammi di CO2 per chilometro. La capacità di carico diminuisce soltanto di poco, ma gioco forza, si tratta di una situazione normale vista la necessità di dover alloggiare le batterie. Nulla invece cambia dal punto di vista dell'abitabilità, con la possibilità di far slittare sempre il divano posteriore. Le sensazioni di guida sono ottime e sicuramente questa tecnologia ibrida permette di avere delle performance che la avvicinano molto ad una vettura elettrica. Basti pensare allo scatto 0-50 km/h che si consuma in soli 3,9 secondi. Capitolo prezzi e commercializzazione. Clio e Captur arriveranno su strada a partire da settembre, mentre per Megane gli ordini si apriranno alla fine dell'estate e arriverà su strada in autunno. I prezzi di Megane non sono ancora stati resi noti. Per quanto invece riguarda Clio e Captur, la prima con il full hybrid E-Tech avrà un listino a partire da 21.950 euro in allestimento Zen, mentre per Captur plug-in hybrid E-Tech il listino parte da 32.950 euro in allestimento Intense.